tu hai il diritto e l'autorità. Amo il potente versetto in cui la Bibbia dice che Gesù è la luce, ma il mondo non l'ha ricevuto. Subito dopo la Bibbia aggiunge: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Giovanni 1,12. Questo versetto è incredibilmente significativo per la nostra vita. Egli ha dato loro il diritto di diventare figli di Dio. Queste parole mi toccano più di tutte. Dio vuole renderci suoi figli. Dio ti ama e desidera prendersi cura di te, sì, di te, e ti dà il diritto di diventare suo figlio. Non so cosa sogni di diventare o cosa vorresti vedere cambiare nella tua vita, ma il diritto di diventare figlio di Dio è già tuo. In questo verso la parola «il diritto» in greco è «exousia», che significa potere, autorità, peso, influenza e privilegio. È il tuo privilegio di diventare figli di Dio, suo erede, come afferma Romani 8,17. Così come puoi ricevere l'eredità e anche i territori che Lui ha riservato per te, così puoi esercitare l'autorità e l'influenza che Dio ti dà. Sì, hai il privilegio di essere figlio dell'Iddio Onnipotente. Oggi vivi come suo amato figlio. Grazie di esistere. Eric Sellerier.